La proposta di un governo di legislatura che oggi lancia una parte del PD è una proposta che può avere un senso e fantascienza. Io non mi impicco alle formule, non credo che sia questo il punto. Il punto problematico è che qui c'è un governo che ha fallito, il governo Conte, un governo che deve andare a casa, non ha più i numeri, ma questo governo, se non viene sostituito da qualcuno nell'immediato, porterà all'aumento dell'IVA. Senatore, l'ipotesi che oggi lancia Bettini è rilanciata da una parte del PD di un patto di legislatura, che duri tutta la legislatura, è un'idea su cui lei può aprire che la convince? Io non mi impicco alle formule, non credo che sia questo il punto. Il punto problematico è che qui c'è un governo che ha fallito, il governo Conte, un governo che deve andare a casa, non ha più i numeri, ma questo governo, se non viene sostituito da qualcuno nell'immediato, porterà all'aumento dell'IVA. Se aumenta l'IVA, l'IVA va al 25%, è un disastro. È un disastro per tutti. Perché? Perché ci sarà recessione. Allora, per me il punto vero è evitare questo disastro, evitare questa recessione. Le formule tecniche riguardano i partiti politici. Io, da ex Presidente del Consiglio, da uno che ha firmato per 3 anni il bilancio dello Stato, ho detto: ragazzi, non facciamo pagare alle famiglie degli italiani i litigi dei partiti politici. Conte bis è un'ipotesi in campo? Come lei sa, io non ho apprezzato il lavoro di questo governo, il lavoro del Presidente del Consiglio, sostanzialmente inesistente, però le valutazioni sul Premier, sulla coalizione, su queste robe qui, spettano al Capo dello Stato e ai segretari di partito. Per fare un governo che duri un po' più a lungo, conclude, non basta dire non aumentiamo l'IVA e appunto servono dei punti programmatici e una visione, un minimo comune. Pensa che si possa fare, cioè... Contratti. Obiettivamente con i 5 Stelle si possono trovare un terreno comune. Lei sta parlando con quello che più di ogni altro è stato insultato dai 5 Stelle, è chiaro, siamo d'accordo, cosa mi hanno detto dietro? Allora, il problema però è che qui in questo momento non valgono le ripicche personali, c'è un dato di fatto oggettivo, questo dato di fatto oggettivo è che noi stiamo rischiando di far aumentare l'IVA, quindi di conseguenza ora preoccupiamoci di trovare una soluzione per evitare l'aumento dell'IVA, no tax. Poi le valutazioni politiche in una democrazia parlamentare le fanno i capi, il capo dello Stato e i capi dei partiti politici. La scissione esiste. Con senatori pronti a passare con lei. La conferenza stampa. La scissione esiste. Buongiorno Ministro. Anche la proposta di un governo di legislatura che oggi lancia una parte del PD è una proposta che può avere un senso e fantascienza. Conte bis, lo chiedono. Buona giornata a tutti, arrivederci. A me interessa ben poco quello che propone un partito che finora ha affossato in tante occasioni i diritti sociali degli italiani. A me interessa realizzare quello per cui gli elettori ci hanno votato. Allora vorrei domandare, per esempio, al caro Partito Democratico, perché mai ancora manchi una legge sul conflitto degli interessi? E mi lasci dire anche questo, in questa giornata in cui tanti ricordano Nadia Toffa, sarebbe forse il caso di ricordare che il Parlamento potrebbe anche prendere in considerazione i problemi di milioni e milioni di italiani che affrontano ogni giorno la malattia, la sofferenza, penso al fine vita, penso a certe riflessioni sulla canapa ad uso industriale e non soltanto. Queste sono le cose su cui bisogna ragionare. Però Presidente, mi scusi. Con chiunque volesse ragionare di queste cose, fatta salva una formazione politica che ha fra i suoi fondatori un certo Marcello Dell'Utri, e si può ragionare. Per affrontare questi temi che lei ha citato, conflitto di interessi e fine vita, però con la Lega diciamo non si possono fare, no? Mi sembra evidente, ormai siamo arrivati a un punto di rottura. Se il PD vi propone un contratto, cioè si può scrivere un contratto di governo nuovo col PD in cui si affrontano questi temi? Queste sono fantasie del 13 agosto, c'è il Presidente della Repubblica e così via. Va bene, grazie.